ritengo che questa città sia stata scassata dal governo di De Magistris. Lo dico perché utilizzo queste parole: scassiamo tutto. Credo che sia stata l'unica promessa elettorale che De Magistris abbia realmente attuato. Io ero presidente del Consiglio e il sindaco di Napoli si rifiutava di fare gli incontri istituzionali, ma poi prendeva i soldi del patto per la Campania e del patto per Napoli. Perché? Perché era un meccanismo, quello di De Magistris, che potremmo sintetizzare con un noto principio di alta politica e filosofia culturale: chiagni e fotti. Questa filosofia del chiagni e fotti di De Magistris ha fatto del male a Napoli, e tuttavia nella sua infinita bontà il governo centrale ha deciso di dare una mano a Napoli. È giusto? Credo che nella situazione in cui fossimo non vi fossero alternative, nella situazione in cui eravamo non vi fossero alternative, e nella situazione in cui siamo oggi mettere in discussione nella situazione in cui siamo il patto per Napoli sarebbe un gravissimo errore, è un grave errore e sarebbe inaccettabile. Dunque noi siamo assolutamente dalla parte del sindaco Manfredi, cui va la nostra stima. Credo che la vittoria di Manfredi nel costruire per quanto possibile buona amministrazione sia la vittoria di tutta Napoli, della Campania e di tutto il paese, e di conseguenza mettere in discussione il patto per Napoli è sbagliato da parte del centrodestra. Poi naturalmente si può cercare di fare il meglio possibile, ma anzi vorrei dire qui che ancora vanno finiti di spendere i soldi del patto per la Campania del governo Renzi, perché ci sono un po' di robette che qualcuno finge di dimenticare che sono arrivate col nostro governo: dalla circumvesuviana ai soldi per Pompei, ancora un po' su più, volevo arrivare lì, si può fare sulle ecoballe, dove mettemmo, se non ricordo male, 460 milioni e ancora non sono stati spesi tutti.